Buongiorno a tutti. Oh, ma non ti intromettere nel mio video però. Perché? Scusa, questa è una cosa privata che gli devo raccontare. Ma perché c'è qualcosa da nascondere? Amore, in questo scrigno c'è una vita di passioni sentimentali, di... Cavalito dai carucchi a sia Gisio. Sì, ho capito, ma senti... Ah, dieta? Ascolta, puoi parlare un po' più basso perché sennò mi disturbi il video. Come vi avevo detto, allora vedete in piccolo. Questo è spionaggio industriale. Mi sta facendo spionaggio industriale a me. Allora, ho trovato praticamente questa scatolina dove ci sono, praticamente io ho conservato sempre tutti i ricordi di tutte le ragazze che ho frequentato, che ho avuto, e a quanto vedo, insomma, sono state abbastanza, insomma. Allora, qui addirittura una, io non ho capito che perché, mi ha mandato una lettera e dentro ci ha messo i triangolini dei formaggini, Susanna. Io, cioè, ora questa me l'avevo dimenticato onestamente, no? Ora immaginatevi questa che mi ha mandato i triangolini Susanna nella lettera. Magari pensava pure di essere di fa colpo, che ne so, che era una cosa simpatica. Mi devo immaginare io quando l'ho visti, la faccia che mi è venuta, che fa sta cretina, che quelle cose Susanna. Cose dell'altro mondo. Poi che abbiamo? Ce ne tanti, oggi ne guardiamo un po', perché pure a me mi fa piacere di vederlo. Quel che abbiamo qua. Che poi, guardando la distanza di tempo, un uomo, si rende conto della psicopatia di una donna innamorata. Questo invece, per dire, questa invece è stata una delle ragazze che io veramente ho amato, è stata una mia ex. Io di ragazze, cioè, frequentare ne ho frequentate tante, però di fidanzate ne ho avute due, questa ragazza qui e poi Marina, praticamente, subito dopo, a livello di fidanzata, eh. E vabbè, era spagnola, infatti mi ha scritto self-service del beso. E poi mi ha dedicato portatore di questa targhetta, tiene derecho a recibir la baco firmante un beso della modalità beso torniglio, che non so che cosa dov'è, si vede alla rovescia, beso torniglio, non so cosa voglia dire, insomma. Mangio un po' di cocombre nel frattempo. Diciamo che questa è stata forse una delle più normali. Questa addirittura mi scriveva sui tovagliolini di carta, cioè non sapeva dove scrivere, ma l'ha scritto sul tovagliolo di carta. Ma questo qui è già ero più grandicello, lo sa che ero già a Pirchie, non ho trovato altra carta. Senti, però guarda, ancora buona, eh? Non è che tu l'hai scritta tre giorni. No. Хорошо сохранилась, как будто сам написал перед тем, как видео снимал. Madonna, com'è romantica! Madonnina, Non ho trovato altra carta, il treno delle 8:33 non c'era, era periodico di agosto, così prenderò quello delle 10:52, prendiamo, quanti erano? Poi era più di una, era porca miseria, una cosa, Stanotte ho dormito solo mezz'ora, ma ho continuato il sogno di ieri. Forse la prossima volta te lo dirò, per ora voglio solo che tu sappia che era un bel sogno. Preferisco rimanga tale, almeno per ora, quindi non è successo niente praticamente. Anche se devo ammettere che in alcuni momenti non è stato facile non confondere la realtà con il sogno. Madonna, ragazzi, come sono romantiche queste femmine. All'inizio, poi dopo. Infatti, c'era
uno dei comandamenti dice: lascia stare la donna, non desiderare la donna agli altri. E uno sotto ci dovrebbe scrivere: perché tanto rompe le palle come la tua. Quindi non è basta, ti rivedo. Он сказал, что вот есть такая пословица: не заглядывайся на чужих женщин, потому что в любом случае она будет такой же потом, как и твоя, то есть разницы не будет никакой. Ну, а ты тогда тут говоришь. Ma mi sembra la stessa cosa come la traduce. Come quando la traduce non fa più ridere. A me non fa più ridere. Ah, poi dopo ci ho avuto pure un periodo una maniaca, no? Questa era la pazza, non l'ho mai conosciuto, non so mai chi è. E mi faceva tipo, come io arrivavo a casa, non lo so se mi vedeva dal balcone, se mi dava, non lo so, comunque io come arrivavo a casa squillava sempre il telefono, i miei genitori non ne potevano più, a tutte le ore, di notte, di giorno, e non diceva mai chi era, chi non era, soltanto squillava, squillava, squillava. Poi un giorno ho trovato questo cartellino che c'era scritto: sei il mio primo pensiero del mattino e l'ultimo della sera, cioè proprio non c'avevo niente, che cavolo fare lei, capito? Vabbè, qui abbiamo un po', c'è anche qualche foto di quando ero giovine ed ero magro, qui ero pure troppo magro, onestamente, ero meno magro, e qui ero a mare quando ero giù. Questa lettera qui, con questa foto, me l'ha mandata addirittura una ragazza di Macerata, che io non ho mai conosciuto, guardate che, anzi no, io non la faccio vedere perché, ma qui aveva 14 anni, io addirittura l'ho ritrovata su Facebook, tra l'altro, insomma era meglio prima, l'ho ritrovata su Facebook, e io quando gli ho detto: ma te lo sai chi sono io? No, gli dico: te mi mandaste una volta una lettera, davvero, guarda, mando una volta una lettera e l'ho ritrovata questa qua su Facebook, era una bimbina qui, aveva 14 anni. Bello. Ma infatti era meglio qua. Meglio. Era molto meglio. Ma perché? Senti, io non vorrei dire, no? Però le donne sono belle fino a 18 anni. Già quando invece a 18 anni diventano maggiorenne e noi uomini, diciamo, ne possiamo fare un certo utilizzo, è già rovinata. L'età migliore sarebbe tra i 16 e i 18. Poi dopo già inizia cellulite, smagliatura, cose. Guardate quest'altra che fantasia, nella carta argentata sempre con i tovaglioli. Questo sai chi è? Lo sai chi è questa qua? Te la conosci? Questa lo sai chi è? La dottoressa. E mi ha scritto, ma poi tutte queste cose, no? Ti scrivono tutte queste cose, ti fanno queste morale. La vita è opportunità, cogliela. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un gioco, giocalo. La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è un sogno, fanno una realtà. Madonna, guarda, io questa qua gliela devo fare sempre. Ora che l'ho trovato, la chiamo. Venire a casa che ti voglio invitare a pranzo. E poi gli dico: ma ti rendi conto come eri cretino? Qualche anno fa. Ma era grande, eravamo già a Pisa, non è che eravamo tanto bimbini. Poi, qui vabbè, abbiamo sempre foto, com'ero magro, ma com'ero magro. E qui addirittura, guarda Marina, c'era il viso qui a mare, va. Qui c'era un mio amico di Pisa che lo porta giù in Calabria, che c'era questo, che lo trovavo con viso, va. Ma la moglie la pubblico su Facebook. Qui eravamo a Tropea, c'era pure Carlo di Napoli che era un fenomeno, questo si faceva morire dalle risate, ragazzi, una cosa esagerata. Qui cosa abbiamo? Allora, qui invece abbiamo una lettera di un'altra ragazza di Napoli che abbiamo avuto, è stata sempre una storia, diciamo una storia estiva, così, che però è stata molto bella, molto romantica, soltanto che lei era un po', come dire, che cavolo, troppo dipendente dalla famiglia, nel senso, non poteva mai uscire, non poteva mai fare, non ci si poteva mai trovare, una volta addirittura
andai a Napoli per trovarla e questa qui non è nemmeno uscita per trovarci perché i genitori la facevano andare. E insomma, alla fine, cioè, mi ha fatto proprio veramente passare tutto, mi ha fatto disamorare e quindi poi ci siamo persi di vista. Poi che abbiamo qua? Ecco, questa è stata invece una ragazza che mi ricorderò per sempre, se non altro perché era una massaggiatrice professionista, faceva certi massaggi alla schiena, che era la fine del mondo. E l'abbiamo conosciuta sempre al mare, e poi addirittura io e questo mio amico di Napoli, siamo Carlo, siamo partiti, siamo andati fino a Lodi a trovarla, siamo stati lì, mi pare, una settimana, alle verso la fine dell'estate. Insomma, via, per oggi io direi fermiamoci qua, perché come sono diventato veramente bravo, babbo di famiglia, marito preciso, scrupoloso, fedele, molto fedele. No, mo? Sono fedele io? Sì, magari, non lo so. Come magari? A te dubiti? A me non mi risulta che mi hai tradito una volta. Ma figurati. Non mi risulta, o magari ti nascondi bene. Ma pensateci bene, come fa un uomo a nascondersi bene? No, ma perché ci sono di questi che nascondono le sue amorie. Ma non può, ma un uomo non può essere, perché mentre la donna basta che esce una sera e trova sicuramente l'amante, perché insomma basta che schiocca le dita, un uomo è diverso, perché devi conoscere la donna, poi la devi corteggiare, poi ti devi dare il numero, poi ci esci assieme, insomma. Un uomo lascia troppe tracce, quindi non è possibile che una che sta con uno da 8 anni e, ci sono le famiglie che e non si accorgerebbe, poi siccome non mi sembra nemmeno scema, non si accorgerebbe che uno magari ha un'altra relazione. Cioè, e allora altri come fanno? Escano, ce l'hanno pure i figli, ce l'hanno pure i figli da qualche parte e lei non la sa neanche. Ci sono le famiglie così, perché lui dice io vado a lavorare fuori per lavoro, no scusami. Ma poi viene sempre fuori prima o poi. No. Sempre viene fuori. Si nasconde bene, no? No. Come fai a nascondere una relazione? Allora, innanzitutto bisogna vedere se l'altra persona è al corrente anche che te c'è già una famiglia, eccetera, eccetera. Lo sanno tutti, no? Non è detto. Perché comunque poi dopo ti viene. Cioè, nessuna donna sta all'infinito. Ti viene a cercare, no? Appunto, nessuna donna sta all'infinito con un uomo a fare l'amante. La donna fa l'amante perché intanto vuole prendere l'uomo, ma poi dopo... No, ci sono quelli che ce l'hanno al marito e pure vanno a posto per divertirsi, Carlo, che dice? Ma divertirsi con chi? Scusami, Marino. L'amante! Ma la donna dopo una, due, tre volte che ci sta insieme, questa qui dopo non si accontenta mai della... Cioè, perché sostanzialmente una donna... Come ce l'hanno le amanti? Sposano vecchi, poi vecchi fra un po' di anni non interessano più, vanno a cercare giovani, stanno con giovani e le fanno corne. Dai, solo sappiamo te, io anzi. Ma i vecchi lo sanno poi. Non lo sanno. Sì, ma tu infatti mi stai parlando della donna. E ti ho detto, la donna è diverso, perché la donna non lascia traccia, la donna esce una sera, brum, e va, se si vuole divertire in quel senso. Però poi la donna non ha interesse... a stare con lo stesso uomo solo per il sesso, cioè cosa ma ci che sta? Cavolo dici Carlo? Cosa ci sta a che fare sempre col solito? Mi piace, magari tu. E ne trovi un altro, meglio una, provi un altro. Voglio, no? Magari mi innamoro. Ma, allora là succede casino. No, ma non innamoro, nel senso magari. No. Qui barba. Ma dopo un po' le farfalle poi passano e quindi le farfalle da un altro. Quindi. Quante non possono muovere? Perché ahia, dai Marina mi fa male la testa. Ah, le farfalle c'è lei. No, io non ce l'ho. Ah? Io non ce l'ho. Bugiarda. Mangi pesce, mangi più tardi. Marina, siamo in video. Eh? Siamo in onda. Ma un reality o no? È reality. E allora? Ma troppo reality. Troppo reality? Vabbè. Via. Cantaci in finale, cantaci un canzoncino di amore. Questa qui è buona, sai? Non cantare, cavolo, questa. Mamma mia, che bellezza, questa canzone famosa di amore. Vabbè, per oggi diciamo.
Non ora, per finire il filmato. Era una battuta per oggi, nel senso fatelo venire in mente entro oggi. Quella canzone buona, come si chiama? Siamo ora gli viene. Sì, ma poi a me mi ha preso per incantatore, a me. Io non è che chi le sa queste canzoni? No, ti piace, non è vero. Non è che io, tra l'altro, sono mai stato bravo. Oddio, non è che non sarei bravo a cantare, è che non mi regge la voce, perché mi dovrei le nodule e le corde vocali, quindi mi va via la voce. Dovrei fare l'operazione. Via, poi, io mangio. A furia di prendere pure tutti i pugni nel naso, non respiro nemmeno bene, quindi guarda, quando facevo kickboxing, mi hanno spaccato il naso. Quando le fai vedere le tue, quelle che tu ho guadagnato, come si chiama? Alle coppe? No, alle prossime. Via. Si mettete, intromette nel mio video senza chiedere il permesso. Ma perché questo non è un blog familiare, scusa. Sì, ma questo è il mio canale. Ma familiare o no? Certo. E allora? Va bene. Via, io vi saluto e mi finisco di mangiare sta fetta d'anguria, se no questo caldo si sta asciugando, non so proprio se si secca. Volevo poi fare un saluto particolare ai nostri amici Vadim ed Elena. Ogni tanto anch'io vi guardo insieme a Marina, anche se purtroppo non capisco bene cosa dite, però insomma mi fa piacere. Tutte le volte che vi vedo penso che eravamo qui insieme sotto casa mia a mangiare, sembra una cosa impossibile, eppure questa è la potenza della rete che unisce le distanze, anche se sono veramente insomma immense. Via, un in bocca al lupo per tutti e per tutto, e vi mando un abbraccione forte. Ciao ciao.